Sono Anna Sammarone, vengo da Larino, che è una piccola città molisana. Anche se viaggio tantissimo, vivo in questo posto dove tutto scorre molto lento e dove vivere è meraviglioso perché la qualità della vita è altissima. Senti, ma tu le gonnine non te le metti? Ah, ok. Allora, aspetta. Però nell'inverno ti stupirò, sono tutte sotto il ginocchio. Ho fatto una collezione di gonne sotto il ginocchio. Senti, cara, posso dirti? Vieni un secondo, per favore. Da mettere casomai di mattina con il jeans o col pantalone bianco. Mi piace che i miei vestiti vengano indossati. Cioè, non mi piace di fare delle cose che rimangono negli armadi. Dopo un po' qualunque vestito viene a noia, noi donne ci annoiamo. Però mi piace che dopo 3 anni, siccome è bello e siccome è ben tagliato e ben fatto, uno lo tira fuori e ti sembra di nuovo nuovo perché tu lo riscopri, semplicemente lo riscopri ed è sempre bello. Una cosa su cui non posso soprassedere sono i tessuti, la qualità dei tessuti e le manifatture. La costruzione di un abito, anche qualora non abbia tanti tagli, è la cosa più importante. La donna che lo sceglie e che lo indossa, lo deve far vivere, lo deve rendere suo, è la donna che rende prezioso il vestito. E questa è l'idea dei miei vestiti. Dopo il diploma sono andata a Pisa, ho fatto la facoltà di giurisprudenza, mi sono laureata, sono tornata a casa, ho preso l'abilitazione pensando che quello fosse il mio futuro. Mi ero sbagliata. Dopo un giorno in tribunale ho detto goodbye, cioè non è la mia strada. Devo dire, io sono stata molto incoraggiata da tutte le persone che ho intorno. A partire da mio marito, passando per i miei genitori, mi hanno sempre detto di seguire quello che volevo fare, di non avere paura. E io non ho avuto paura, ho fatto. This is for you. Thank you so much. Thank I you think you so love much. everything. Thank you, Mona. Bye. Bye, ladies. Bye bye. Thank you. Il vestire è un'espressione della propria libertà, della propria personalità, del proprio modo di essere. E secondo me è importante. A me non mi interessa di vendere un pantalone. Io vorrei trasferirti l'amore e la passione che c'è dietro questo. Io posso farti una proposta, ma se tu mi dici no, ok, non è per te. E secondo me questa onestà viene percepita e il cliente poi si fida. Cioè, non è importante che tu esca con un sacchetto con una mia cosa, è importante che esca felice. E New York mi piace da impazzire. Mi piace l'approccio che hanno gli americani. Loro non hanno barriere, loro non hanno filtri. Loro ti dicono quello che pensano. Ti fermano nella strada e ti dicono che c'hai delle belle scarpe. Io adoro. In Italia, prima di dire che belle scarpe dove le hai comprate, ci vuole parecchio tempo. E invece qui è tutto immediato. Io voglio venire qua 6 mesi, non di più. Poi voglio tornare al paesello, però 6 mesi mi piacerebbe star qui. Dopo un po' mi manca la mia casa, mi manca il mio tempo, che è una cosa fondamentale. Mi manca la mia famiglia. Dopo un po' mi mancano da morire. A 25 anni non avevo la maturità di capire che tornare a casa sarebbe stato un valore aggiunto. Tornando dalla Toscana avevo due chance. O tutta la vita a dire, oh mio Dio, potevo fare quello, potevo fare quell'altro, oppure farlo. L'ho fatto. Mio padre mi ha sempre detto che il trucco, tra virgolette, era un piede dentro, un piede fuori, le radici forti a casa, gli affetti. Però bisognava essere cittadini del mondo perché era l'unico modo per crescere. Allora mi sono detta, adesso viaggio e ho cominciato. È una scommessa che rinnovo ogni giorno e spero che mi porti poi sempre da qualche parte. Speriamo.